Lei non può mostrare il volto per motivi di sicurezza, ma i suoi occhi da soli raccontano la sofferenza di chi si rivolge al Woman Legal Center, che in Pakistan si occupa delle ragazze cristiane vittime delle conversioni forzate all'Islam, un fenomeno che esula dalla lotta tra religioni perché in Pakistan assume i toni della violenza più cruda, delle vessazioni, della riduzione in schiavitù, e di cui ha parlato per l'area giustizia nell'ambito dell'ottavo simposio internazionale dei docenti universitari. Ci racconta la sua esperienza con queste ragazze. In cosa consiste il suo lavoro? We have the women desk in the Quello che facciamo con le nostre ragazze al centro? Innanzitutto forniamo aiuto di natura giuridica. E queste sono ragazze molto giovani che vengono rapite, vengono convertite all'Islam e a volte vengono anche stuprate oppure sono vittime di matrimoni combinati. E ogni mese abbiamo almeno 3 o 4 ragazze che arrivano da noi. Un fenomeno che interessa la minoranza cristiana, la più emarginata e indifesa, ma anche quella indù, soprattutto nelle province del Punjab, del Sindh e della frontiera nord-ovest. Le autorità governative forti della legge sulla blasfemia non intervengono e la battaglia contro la norma che di fatto autorizza l'eliminazione dei cittadini non musulmani è sempre più difficile. Questa legge in particolare ha creato davvero molti incubi, moltissima ansia all'interno della comunità cristiana. È uno strumento nelle mani dei musulmani. L'intolleranza è il sopruso. I casi di Farah Atim, quello di Asia Bibi, sono solo quelli più noti. Purtroppo anche qui non possiamo fare molto per questo caso, perché in realtà il presidente del Pakistan aveva richiesto che fosse perdonata. Non è stata condannata, ma non è stata neanche ascoltata.